La cosa più brutta secondo me è quando uno perde l'abitudine, il piacere, la voglia di pensare e comincia a dire questo non mi interessa, le mafie non mi interessano perché non è un problema che mi riguarda, senza capire che le mafie, la Camorra, l'Andrangheta, Cosa Nostra, riguardano tutti. Perché se le mafie sono state abituate a investire il denaro sporco, ad esempio nei settori dell'edilizia, e poi realizzano alcune scuole riciclando l'amianto, rifiuti tossico-nocivi, non potete dire che le mafie non vi interessano. Non lo sapete che vi interessano, che vi interessano. Perché le mafie, entrando nell'economia, nella finanza, nell'edilizia, nello sport, da parlamentare europeo 2 anni fa abbiamo fatto un'inchiesta su quanto le mafie influenzano lo sport. Noi magari ci andiamo a vedere una partita di pallone, una partita di pallacanestro, una cosa, siamo convinti che la partita, che assistiamo a un gioco pulito, è molte volte così per fortuna, ma dobbiamo alzare l'attenzione, perché molte partite sono truccate, in molte partite si gioca e la Camorra investe, le mafie investono. Allora riguarda tutto, riguarda lo sport, riguarda l'edilizia, riguarda i ponti che vengono costruiti, le strade, i rifiuti. Rompere gli interessi della Camorra nei rifiuti è complicato. Noi lo stiamo facendo ed è complicato perché ci sono interessi. La Camorra su ogni tonnellata di rifiuti ha un guadagno, perché ci sono i subappalti, ci sono le intermediazioni, ci sono gli interessi, ci sono alcune ditte. Quindi interessa tutti, perché non si può dire a me non interessa se la città è sporca, a me non interessa se nelle discariche mettono i rifiuti radioattivi, a me non interessa se mettono i rifiuti tossico-nocivi, a me non interessa se vogliono fare un appalto che non serve a niente per costruire qua vicino un inceneritore o quant'altro. Interessa tutti, e per sconfiggere le mafie noi non possiamo pensare di affidare a Rosario Di Latino o magistrato come Rosario Di Latino l'onere di sconfiggere le mafie, perché se il politico viene lasciato solo, il sindaco, oppure un sindaco di un altro paese, il magistrato, il carabiniere, il poliziotto, ce la faranno mai. Noi sconfiggiamo la mala politica, sconfiggiamo le mafie se ci crediamo tutti, quindi se cambiamo i valori che sono in campo. Abbiamo detto tante volte, forse l'ho detto anche l'altra volta quando sono venuto, io credo che quello che è importante è scegliere i valori della vita, e sono scelte non facili. Io sono stato ieri, anzi l'altro ieri, con un prefetto a Parma. Vi dico la mia opinione qua, molto sinceramente. Quello che è accaduto è gravissimo, però io credo che noi dobbiamo fare questa operazione. Non dobbiamo impedire le feste popolari e religiose, dobbiamo cacciare la Camorra dalle feste popolari e religiose. Esattamente il contrario, perché altrimenti lo Stato, se lo Stato si ritira, è una dichiarazione di sconfitta. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, è come se la festa esagerata. Si presenta un posto della Camorra e noi diciamo la festa esagerata. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario. Il posto della Camorra non deve andare alla festa, non deve andare. Ci deve stare i cittadini per bene e ci devono stare le istituzioni. Allora io ho detto, noi dobbiamo vigilare, dobbiamo capire chi sono i comitati organizzatori, come vengono finanziati, come si prendono i soldi, chi è che li gestisce, e dobbiamo mettere persone per bene. Fatto questo, alla prossima festa ci devono anche andare il sindaco, il prefetto, i presidi, i cittadini, i professori, il giro di Cattisina. Non mi piace l'idea di quello che dice, siccome una cosa è andata male, noi dobbiamo vietare. Perché quando arriviamo al divieto vuol dire che noi abbiamo perso.